e ti perderesti di nuovo? Non ti preoccupare, ti ospito io questa notte. Poi, domani mattina con il giorno, ti spiego tutto e tornerai a casa tua. Va bene, se non disturbo. Vediamo. Non disturbi affatto, anzi, ho appena fatto una torta. Se vuoi, prendine una fetta mentre io vado a dar da mangiare i miei animali. Ma mi raccomando, non toccare nient'altro. Ok, bambini, ma quanto gentile questa vecchietta, vero? Bellezza, ora vedrà quale sarà la sua punizione. Ad aiutarti, ma quale ragazzo si metterà ad aiutare una gallinaccia come te? Cosa dovrà fare per aiutarmi? Dovrà riuscire a salire in cima alla montagna e a sconfiggere il diavolo che custodisce il fiore che potrà farti tornare umana. Allora corro a cercare questo ragazzo, brutta strega, ci riuscirò. Yeah.
Però voi mi aiutate o non mi aiutate, bambini? Vabbè, se mi aiutate voi, allora vado. Oi vita mia, oi cara, e chi tu? Chi sei tu? Chi sei? E come hai osato venire qui, sul Vesuvio, a casa mia? Veramente, io devo prendere il tuo fiore per aiutare una gallina. Ma perché dove abiti tu i fiori non ci sono? No, il mio fiore non lo avrai mai, a meno che non riuscirai a risolvere i miei indovinelli. Ma con che la faccia bacca là non faccio, ma tanto non ci riuscirai mai. In ogni caso, il fiore avrà il suo effetto solo se un bimbo ci soffierà sopra. Non ci riesci un che la faccia in battola. Bambini! Bambini! Mi aiutate voi? Ce l'ho qua! Faccio una brutta fine, grazie! Grazie! Bene, bene, adesso sono pronto! Allora, vediamo un poco se sei andato a scuola, se hai studiato, se hai fatto i compiti. Quanto fa 5 più 5? 10! 12, 12, giusto? No! Fa 10! Uè, ti ho letto! Fa 10, Mannaggia! Esatto! Come ha fatto questo baccalà a indovinare? Ora ne farò un altro. Vediamo un po'. Più difficile lo devo fare, bambini, più difficile. Chi è il re degli animali? Questo sicuro è sbaglio. Dice la nutria. Allora, ho capito, diavolo, ho capito. Il leone. No! Come hai fatto a indovinare? Sono bravo. Ora ne faccio uno difficilissimo. Allora, fatemi pensare, uno che questo sicuro non indovina. In quale stagione arriva Babbo Natale? E questo no! Inverno! Bravo, bravo, bravo! Che l'ha detto? Bravo! Inverno! Sì! Inverno! Non è possibile! No! Mi hai sconfitto! Anche con i tuoi abitanti! Tieni il fiore! Grazie! Me ne vado! Grazie! Ah, guarda che bel fiore! Bambini! Grazie al vostro aiuto sono riuscito a sconfiggere il diavolo e a prendere il fiore. Ora vado da Iole, vado da Iole. Studiato, un bambino deve soffiare sul fiore, ma io direi che siccome ci sono tanti bambini possono soffiarci tutti i bambini insieme. Forza bambini, soffiamo, soffia più forte, uno, due, tre.
Ma cosa è successo? Si è aperta e sparita la gallina? Ho fatto tanto per aiutarla e è scappata via. E chi è? Ma chi è questa ragazza bellissima? Ma chi è? La ragazza più bella che abbia mai visto. Nino, sei stato veramente coraggioso. Grazie. Io per questo te ne sarò sempre grata. Sono Iole. Sì, la ragazza che una brutta strega ha trasformato in gallina con un incantesimo. Ma Iole, bellissima! Iole, ti voglio sposare!